Oi, 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 vloggino. Ovviamente. Allora, siete pronti? Sei pronto, Hank? Vai. Bentornati a questo nuovo vlog. Siamo alla Grazie, Gloria. Banca Popolare di Sondrio per fare Prelievo. una Grazie, Marcio. Marciamo insieme. Un avviso alla aspettabile clientela, cosa sì? Non vi faccio vedere la mia carta. No, no, devo entrare mettendo la carta dentro. Ah, beh, mi sembra bel content fare prelievo in diretta. Sì. Eccoci. Vabbè, qua non riuscivo a mettere la carta, scusatemi. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto, Fortuna che il video è editato. questa è la banca. Questa Questa è la banca, sì. Verificando la tua carta, perfetto. Perfetto. Meglio non inquadrare i numeri. Guarda qua. No. Escono subito? Hai Ti ha visto? mangiato la carta? Tecnologia antispionaggio, eh? Guardate, Ah, io vedo figo. benissimo, voi non vedete niente. Brava, brava Banca Popolare di Sondrio. Eh? Non Notevole. lo sapevi questo? Sto prelevando. Ma dai rumori possono dedurre il tuo numero, così. Dai suoni diversi. Non credo. Vabbè, ora Sai così cosa dicono tutti quelli che possono dire guardano le qualsiasi riprese cosa, di per cui vabbè. sicurezza di questo? E basta. Oh, guardate. Ok, allora i primi 5 Betoniere. minuti sono per levare i soldi di questo vlog. Betoniere. Questi pazzi, Betoniere. ragazzi, ha sfondato il muro. Guarda qua, questo signore. Dal garage è venuto dentro alla mia proprietà. Non si è mai visto una cosa che è. Immagino fatta la macchina. Ma che ne so, ci ho rovinato una macchina. Ma sei sempre a Milano qua? No! Sono nel piazzale Loreto. Bravo! Ok. Mi accingerò a comprare dei pacchetti Pokémon. Ti ha fatto ridere? Molto ridere. Fa ridere perché è vero poi. Ciao, vuoi fare un saluto? Non mi sembra. Dei Invece. fans, o direi dei bans. Perfetto. Ma questa montagna. Io ho Non c'è chiesto neanche una l'emergenza. betoniera. Io ormai l'ho associata alle betoniere. La Milano da vivere è qui. Andiamo a comprare le carte Pokémon. Ci vuole un voice over in quei pezzi lì. Un po' alla Emma Loru. Ciao! Avete per caso le carte Pokémon? Quante? Sono un regista, mi servono per degli spacchettamenti. Grazie, gufo. Viva il Gigler. Ultima generazione? Queste sono quelle da 4,50. Sono quelle da 4.
generazioni da 4 da 5. E cosa cambia? Sono un po' ignorante. Cambia un po' le colori, si un po' i giochi, le... che alcune sono più rare, altre meno rare. Allora, queste sono, sembrano uguali? No. Cambia solo il pezzo. Queste qui sono quelle che sono appena uscite. Queste sono quelle appena uscite. Sì, vedi, faccio sono di questo mese. Vedi anche che ci sono le edicole. Perché sono altre che servono, altri nomi che sono uscite qualche mese fa, poi le hanno rimesse insieme. Prendo, guarda, 4, 5 euro, prendo 10. Sono 50 euro, sì. Giusto? Prendo 10 di queste. Queste sono appena uscite, vedi che sono dei... Posso riprendere? Febbraio. Perfetto, prendo 10, intanto mi sa che ne prendo altre comunque. Ma chat, chi si intende mi sa dire? Ma questi ragazzi. Adesso stanno rimettendo di nuovo, perché queste qui, che, quella roba che mandano adesso è tutta roba che hanno vecchia. Per, è tutta roba, okay, adesso okay. È tutta roba vecchia quelle che mandano. Ok, ok, mi sa che... Quanto costa uno slime? 4,99. Vabbè, no, io sono appassionato più ai Pokémon, però so che tanti ragazzi seguono i miei contro te. 3, 4, 5. Ma io non ho scammato? 7, 8, 9 e 10. Secondo me è uno scam. Poi vediamo. Più tanto. No? È passata la moda. Ma i contro te. La, come si chiama signora? Antonietta. La signora Antonietta dice che siete finiti. Out. No, non sono finiti, sono ancora i ragazzini, sa, quelli nuovi. Però non così vedono, tanto. Ma non è più come, okay, come le bambole, queste bambole qui. Il orco Giuda. Natale, no, a gara facevano per comprare, sono andate a cercarle dappertutto. E le aveva lei? Le avevo io, ma però dovevo andare, ordinavano, sì, le mandavano. Allora. Quando una cosa va, poi dopo non la mandano, ne mandano un po'. È giusto, mangono, è giusto. Come le carte adesso dei giocatori. Avevano fatto una serie con la scatolina di metallo, avevano sbagliato e adesso non la mandano più. Due, giustissimo. 8, 10. Poi mi sa che ne prendo altre, poi ti prendo 4 di queste, quanto costano? 4,50? Allora, queste sono 4. Te ne prendo 4, te ne prendo 5, dai, così facciamo 20 euro precisi. 5 per 4, 20. Ma è cosa, esatto, non capisco perché, a 90 euro, cosa ho sbagliato ai pacchetti? 70. Se sono 50, 50 e 20, non si imbrogli da solo. 70. Non si imbrogli da solo, signora Kimi. E allora dai, arriviamo a 100 con altre di queste nuove. Grazie, e siamo a posto. Magari ripasso a prendere questo, vedo un attimo come va questa prova. 100, 110. 8. 8 perché ci sono 40, 60. Allora togliamo. Sono 110. Allora. No, 10, 100, 20, 30, 60, sì. 30, 50 e 50 e 100. Oh, perfetto, perfetto. Voilà. Allora, tricchete, tracchete. Io potevo regalartene uno, minchia, 100 euro di carte gli hai comprato. Sono pagato per farlo, per cui non. Grazie. Non gliene frega assolutamente nulla, la signora. Magari se piace questo format, magari ripasso dalla signora Antonietta, vediamo se porta fortuna con vediamo gli spacchetti. Vediamo dopo il 15 che arrivano quelle nuove. Dopo il 15. Ecco. Vedi, Andrea? Farà, la signora Polo. La signora Polo. Farà concorrenza a Frederick, che è un ragazzo che fa video di Pokémon. Vediamo se... Grazie, sì, che mettono i ragazzi che vengono col bilancino. Oh, no, ma quello per altro. Lo sa qui, sì, certo. Vengono col bilancino, si mettono là e pesano. Ma posso venire anch'io col bilancino? Ma senz'altro. Adesso è un pochino con sto affare là, che c'è la gente che aspetta fuori, non si può stare più di due. Ma se no prima. Se no, io no, perché non ha. È la prima volta che lo faccio, perché però so che vengono col bilancino. Se me lo fa fare, vengo anch'io e. Tanto abito qua vicino. Vengo anch'io col bilancino e faccio.
le mie cosettine. Va bene, e speriamo che comprare vada bene, che magari mi rivede. Ma no, che ce l'avrai di sicuro. Chiedilo a Diego. Esce la serie nuova il 15. Ma non so, dovrebbe essere il 15, perché qui non è tanto che sono arrivate, perché okay. A Natale abbiamo andato lì, perché a Natale c'era un sacco di cose, le scatole, chiaro. La valigetta di Pikachu. Pikachu. Grazie mille, buona serata, grazie. Per distinguere chi sa e non sa di Pokémon, è Pikachu o Pikachu? L'accento. A posto, la signora Antonietta mi ha dato anche l'ok per venire col bilancino. E vediamo come andrà questo spacchettamento. Ci vediamo in live. Va bene. Perfetto. Mi fa piacere che ci siano anche i buchi per i futuri non so cosa.